Buon pomeriggio, bentrovati. Oggi siamo più leggeri perché abbiamo visto che la Juventus è una squadra in una fase di costruzione importante che però dà delle certezze. Dà delle certezze, ieri abbiamo visto un 3-0 rotondissimo, devo dire con grande soddisfazione. Torna al gol Dusan Vlahovic, uno su assist che Kenan Yıldız e un altro su rigore, poi Savona, questi giovani. Le cui menti aperte amano rischiare, no? Nel senso, parliamo di Thiago Motta che è un pensatore del calcio, l'abbiamo visto ragionare e affrontare le situazioni in maniera molto pragmatica. E oggi è il giorno di Koopmeiners, dovrebbe arrivare la conferma. Io uso sempre il condizionale perché non sono un giornalista che ha le fonti e lo faccio notare a chi ce lo dice, qualcuno mi ha dato del deficiente, fesso, non ho capito. Io leggo molto. Ma vi informo che molti colleghi che dicono cose, spesso, scusate, prendono delle cantonate. Nessuno, ad esempio, aveva anticipato Cabal. Si va sulle fonti, come dire, sulle notizie che sembrano più accreditate e poi ci si costruisce intorno un grande castello di fiabe. La questione Koopmeiners è invece giunta a conclusione, questa telenovela. Che è durata tantissimo, no? Con smentite, riconferme per Cassi che apre a una cessione, arriva a mercato che si chiude, arriva a campionato già in corso. L'importante è che arrivi, però io non parlerei di successo dell'operazione, parlerei di un'operazione conclusa, perché la Juventus si è adeguata al 90% alle richieste economiche dell'Atalanta. Le cifre dell'operazione, 52 milioni di base fissa più 6 di bonus, di cui 3 difficili. Il calciatore lo sappiamo, non aveva più intenzione di rimanere a Bergamo, ha prodotto certificati medici, non si è allenato, percepirà 4,5 milioni netti all'anno per 5 stagioni. Dopo questi irrigidimenti di agosto, si è trovata questa soluzione alla fine. E lo stesso Luca Percassi aveva detto che l'obiettivo era quello di trattenere, le conosciamo queste frasi, no? Di trattenere tutti i giocatori protagonisti della scorsa stagione, siamo costretti a gestire situazioni inaspettate, tanta tanta tanga. Allora la domanda è, ma alla fine perché non si poteva chiudere prima questa operazione? Qual era il problema? Non lo so, francamente non si può avere. Chiedo ai colleghi più preparati di me, che sicuramente avranno, non leggendo, attenzione, avranno qualche soluzione in più. In ogni caso la squadra prende una forma con Koopmeiners ancora diversa. Ci siamo un po' piegati alle richieste, ed è vero perché alla fine queste sono cifre che poi vengono date in 3 anni, comode rate mensili, questo è un altro paio di mani. Ieri c'era Conceição, l'esterno del Porto, è arrivato anche lui al termine di una lunga trattativa. Per sistemare le differenti esigenze sulla formula del prestito. A quanto è trapelato, si parla di, però devono ancora arrivare i dettagli ufficiali, prestito secco oneroso a 7 milioni più 2 di bonus, cifra che dovrebbe comprendere anche l'ingaggio. Nel contratto è prevista anche una clausola a 30 milioni di euro, che arriveranno a 45 entro il 15 luglio 2025. La scelta di farla scattare o meno dipenderà dalle performance del calciatore, che ricordiamo è figlio d'arte, ma anche dal fatto che vi siano meno altre richieste, magari dalla Premier League in questo caso, perché è difficile credere che Jorge Mendes, che è forse il miglior agente al mondo, non si sia tenuto dei margini o un piano B, insomma. Occhi puntati anche su Sancho, dato che le indiscrezioni lo raccontano già in volo per Torino da Manchester. Indiscrezioni. Di prospettiva invece l'arrivo dello sloveno Durmisi dal Koper, attaccante che comincerà dalla primavera, ma che già ha di fronte a sé, secondo gli esperti, un futuro scintillante. Bene, quindi arriva Koop, mercato che comunque alla fine, attenzione, con difficoltà è stato portato a termine. Giuntoli ha fatto il suo lavoro, l'Atalanta si è irrigidita, noi abbiamo pagato quasi quello che l'Atalanta chiedeva. Abbiamo portato a casa Koopmeiners. Ai posteri sarà l'ardua sentenza per capire, ma credo di sì, se il calciatore giocherà come con l'Atalanta oppure si rivelerà, ma non lo credo, un fiasco colossale. Grazie a tutti, ci vediamo nei consueti appuntamenti e grazie ancora per la live e come dire, la importante partecipazione di ieri. Oggi è una buona giornata.